Eccoci di nuovo insieme, cari amici. Benvenuti a questo nuovo video interattivo. Per chi arriva qui per la prima volta, io sono Esther, sono Master Reiki del Reiki di Usui, counselor spirituale e interprete intuitiva di tarocchi. Quindi, per qualunque servizio connesso a queste mie attività, contattatemi pure privatamente a uno dei link che vi lascio sotto questo video. Allora, in queste tre letture interattive, che vi ricordo sono sempre valide nel tempo e sono per la collettività, vi condurrò in una sorta di struttura in cui si registra un continuum, diciamo spazio-temporale, fra l'energia di riferimento, e quindi il popolo stellare di appartenenza, e l'ascoltatore e il suo spazio energetico interiore e della sua realtà fisica. Quindi l'energia in pratica che viene irradiata in questa struttura diventa immediatamente fruibile a tutti i livelli da voi che state ascoltando. Quindi questa è molto di più in realtà di una semplice lettura di tarocchi, perché attraverso l'energia stellare presente in ogni lettura, quindi in ogni struttura in pratica, che si esprime sì tramite le carte, ma anche tramite i cristalli che vengono abbinati, i colori e le parole stesse che vi giungeranno attraverso me, voi entrerete in un contatto diretto con questi popoli stellari. Questo contatto vi sarà poi di grande aiuto proprio per gestire, diciamo, il momento presente e cambiare ciò che dovete cambiare senza fatica né timore, in quanto la loro energia verrà trasfusa in voi e dunque diventerà la vostra in pratica. Ecco, perciò restate il più possibile aperti a farvi irradiare da questa energia bellissima e vedrete che ne trarrete grande beneficio. Ecco, alla fine di ogni lettura io poi vi annuncerò un brano musicale che intuitivamente ho abbinato ad ogni lettura e di cui vi metterò poi il link sotto al video. Ecco, qui vedete tre carte tratte dal mazzo dell'oracolo dei semi stellari e a ciascuna di queste carte è abbinata l'energia di un popolo stellare, quella di un cristallo e naturalmente quella del gruppo di lettura. Perciò avremo per il gruppo 1 la carta numero 1, per il gruppo 2 la carta numero 2, per il gruppo 3 la carta numero 3. Ecco, scegliete pure con calma quella che vi attrae di più e poi ascoltate la vostra lettura. Se siete attratti da più di una variante, va benissimo, ascoltate tutte le letture relative. Noi intanto ci ritroviamo fra pochi secondi con la lettura per il primo gruppo. Benvenuti gruppo 1. Allora, la carta che avete scelto è quella che già è stata già voltata e messa lì e quello che dice è questo: pensare in grande, energia delle Pleiadi, visionario, idee ispirate. Quindi in questa struttura vi verrà comunicata, verrete inondati, diciamo, dalla energia degli abitanti delle Pleiadi, ok? Allora, come vedete, il cristallo abbinato è l'ametista. Allora, io però adesso, prima di leggervi, diciamo, le caratteristiche dell'ametista, di leggervi, di dirvi quali sono le caratteristiche dell'ametista, vorrei leggervi la traduzione proprio di quella carta lì, cioè della traduzione italiana dall'inglese. Di quella carta, così come risulta dal libretto guida che è annesso a questo gruppo di carte qua. Questa cosa è molto importante in realtà, perché trasmette proprio un'energia, secondo me, piuttosto potente. Quindi concentratevi nell'ascolto. Al di là del significato della carta stessa, infatti, le parole sono proprio un mezzo attraverso cui l'energia di questo popolo stellare si trasfonde in voi, va bene? Quindi potete, se volete, anche ascoltare chiudendo gli occhi, se vi trovate meglio. Allora, i Pleiadiani sono i nostri cugini cosmici. Sono qui per ricordarci che non è mai troppo tardi per imparare cose nuove e cambiare il futuro. Sei chiamato a essere un visionario per il pianeta,
a prendere un respiro, scuoterti di dosso quello che ti è stato insegnato sul mondo e a sostenere una nuova visione per l'umanità. Probabilmente pensi in grande già spontaneamente e sei qui per far nascere nuove idee per il futuro, per dare vita a una nuova era e portare un nuovo mondo dal sogno alla realtà. Il futuro creerà allineamenti di eventi grazie a sognatori come te, a chi ha abbastanza coraggio da mettere in discussione il modo in cui le cose si sono svolte finora e immaginare nuove possibilità per il pianeta. Il mondo ha bisogno di più artisti, di più sognatori, di più inventori e di più gente visionaria. Forse di recente hai avuto l'impressione di essere chiamato ad aprire le porte. Se è così, questa carta è la conferma che questa sensazione tua è guidata dal divino. I pleiadiani ci supportano in questo importante stadio dello sviluppo della Terra. Vogliono che noi sappiamo che le decisioni che prendiamo oggi avranno ripercussioni sul benessere del nostro pianeta e su tutti i suoi abitanti. Ti stanno chiamando ad essere il leader del futuro, a mantenere una visione chiara di ciò che è possibile, a sognare un nuovo mondo e a tradurlo in realtà, a mantenere la tua mente aperta cercando di non preoccuparti di quello che gli altri pensano, a fidarti di quello che immagini e seguire le tue visioni attraverso azioni quotidiane, perché ci vuole un grande coraggio per lastricare un nuovo sentiero, per fidarsi di un sogno prima che diventi realtà. Ecco, ok. Quindi pensare in grande, non abbiate timore di sognare proprio in grande, perché siete anche in grado di realizzarle poi queste cose, questo è quello che vi viene detto. Il cristallo e l'ametista è collegato proprio, come sapete benissimo, a tutto ciò che riguarda il lavoro spirituale interiore dell'individuo, no? Infatti è la pietra che aiuta, diciamo, ad essere anche consapevoli del nostro valore, del valore del nostro spirito e quindi ad aprirci all'introspezione, all'intuizione di quello che trascende l'uomo in sé, non solo noi stessi. E quindi anche a concentrarci poi e a meditare sulla saggezza della nostra anima, ok? Quindi diciamo che l'energia che vi viene comunicata è questa. Adesso queste carte qui sono quelle che sono i tarocchi, come vedete, che sono state già mescolate ed estratte. Questa carta invece non è dei tarocchi, proviene dal mio mazzo, I Messaggi delle Stelle, e questa è una comunicazione che il popolo delle Pleiadi vuole dare a voi, okay? Tenendo conto e tenendo presente questa energia qua, che è quella che abbiamo toccato, diciamo, no? Intanto che leggevo la traduzione. Quindi vediamo ora le varie posizioni carta per carta, come facciamo sempre. Quindi la prima carta che gireremo è quella, e quella carta lì vi indica quello che volete davvero fare nel vostro nuovo mondo di luce, ok? Poi come potete ottenerlo, che cosa dovreste evitare. Quella carta lì invece vi indica il dono degli abitanti delle stelle, in questo caso delle Pleiadi per voi, la direzione verso cui vi si suggerisce di andare. Questo è un consiglio o comunicazione da parte delle vostre guide e quello invece è un messaggio, come dicevo, specifico dei Pleiadiani per voi. Ok? Quindi adesso, come al solito, voltiamo le carte. Ah, ecco, questo numerino qui, che è il numero 1 e corrisponde al gruppo, diciamo, lo voltiamo alla fine. Sul retro c'è scritto il titolo del brano musicale abbinato alla lettura. Allora, vediamo un po'. Cosa volete? Ah, 4 di spade. Ok, sì. Come potete ottenerlo? 7 di spade. Ok. Cosa dovreste evitare? Ah, l'eremita, arcano maggiore numero 9. Ah, sì. Ok. Poi, quella carta lì abbiamo detto che è il dono
degli abitanti della stella per voi, vediamo. Oh, sei di coppe. Qui abbiamo la direzione che vi viene suggerita. Ah, la stella della creatività. Va bene. E qui abbiamo, oh, il mago, un altro arcano maggiore, il numero uno. Questa è la comunicazione a parte le vostre guide. Ok. Voltiamo anche questo, vai, vediamo. Ah. Scuola della terra, lezioni di vita, crescita dell'anima, studio, apprendimento superiore. Sì, allora. Questa carta qui, il 4 di spade, indica una energia di questo tipo, indica qualcuno che si prende del tempo per se stesso, per riposare, per guarire. O guarire appunto da ferite anche emozionali, da un momento che si è protratto nel tempo piuttosto difficile, soprattutto da un punto di vista anche fisico, ma anche da un punto di vista emozionale, eccetera. Ecco, si prende dello spazio per sé. Quindi, secondo me, questa carta qua esprime questo concetto qui, quello che voi volete veramente. Nel nuovo assetto del mondo di luce che costruirete anche con l'aiuto di questa energia dei pleiadiani, è avere modo sempre di creare uno spazio che sia soltanto vostro, uno spazio energetico, cioè di recupero delle energie, se avete appunto, no, vissuto un momento particolarmente difficile o particolarmente stressante, ma anche semplicemente trovare modo di riposarsi, rilassarsi, perché in questo modo entrate in contatto molto meglio con la vostra parte profonda. Infatti, quello che qui vi viene detto, cioè in questa posizione, questa carta vi indica come potete ottenere questa cosa qui, è questo, cioè cominciare a entrare nell'ordine di idee che va bene impegnarsi, va bene lavorare, va bene anche portarsi verso gli altri, certo, perché no, però all'interno di questo lavoro, questo anche magari che state facendo anche già adesso, all'interno di questo lavoro voi dovete cercare sempre uno spazio per voi, perché questa carta qua, il 7 di spade, indica qualcuno che si impegna, ma non in modo continuo, per cui oggi ci sono, domani non ci sono, adesso mi impegno, poi mi fermo, mi prendo spazio per me. Questo può anche avere naturalmente un'accezione negativa, ma qui non lo è, qui è sicuramente positivo. Quindi vi si consiglia di cominciare subito ad entrare in questo ordine di idee qua. Se ad esempio state affrontando, no, un momento particolare in cui vi si. Si richiede, no, magari la vostra presenza all'interno di contesti lavorativi in cui siete sottoposti appunto, no, a stress. Ecco, qui vi si consiglia di cominciare a ritagliare dello spazio per voi, cioè lavorate, impegnatevi, fate quello che dovete fare, però tenete sempre presente che per voi in modo particolare è molto molto importante riuscire a fermarsi e a prendersi del tempo per voi stessi, appunto, no? Quindi questa cosa aprirà le porte poi a quello, perché quando voi comincerete, no, a entrare in questa, non solo in questo ordine di idee, ma darete voce poi a questa energia in modo pratico, diventerà una sorta di abitudine, no? Quindi poi non sarà difficile arrivare lì. Io ho l'impressione però che per alcuni di voi questa carta può indicare anche questo, cioè questo portarsi continuamente verso gli altri, questo fare le cose, agire, no, sempre, per dare la vostra luce a persone che magari non sono interessate o non sono pronte a riceverle. Perché qui questa carta, l'eremita, vi indica quello che dovreste evitare. Ora, l'eremita in sé, diciamo, è una carta che indica qualcuno che si è ritirato dal mondo, però io l'ho letta adesso quando l'ho girata, l'ho vista e l'ho letta in una accezione un po' diversa. Vedete che qui porta questa bella luce, ok? Quindi,
Questo siete voi, no? E questa è la vostra luce che splende alta, va bene? Però guardate dove siete. Voi fate splendere la vostra luce in un contesto che è pieno di nebbia, cioè dove la gente fa fatica a vederla. Non la fate splendere come un sole nel cielo, la fate splendere in contesti in cui non... probabilmente di gente che non è pronta a vederla. Ecco, evitate di fare questo. Se il vostro impegnarvi in modo continuo è collegato a questo aspetto qui, allora qui vi viene detto proprio calma, prenditi un momento di tempo, rifletti e pensa che non vale la pena di sforzarsi tanto per chi non è pronto a ricevere la tua energia. Quindi lavora magari di più su te stesso, ok? In quei momenti in cui ti metti in pausa. Sì. E poi qui questo 6 di coppe qua, ecco, allora, qui questa carta parla di fiamme gemelle, di anime gemelle anche, di energia yin e yang anche all'interno di una persona. Parla anche di qualcuno che torna dal passato, quindi per qualcuno di voi il dono che vi fanno gli abitanti delle Pleiadi è questo. Per alcuni di voi è probabilmente il ritorno di qualcuno che in passato ha avuto un rapporto importante con voi o comunque è stato importante con voi e torna con ogni probabilità cambiato in modo tale da poter promuovere in voi quello che deve essere promosso e appoggiarvi così come voi volete essere appoggiati, ok? Per qualcuno è così. Per qualcun altro è probabilmente l'incontro con la fiamma gemella o un ricongiungimento con la vostra fiamma se siete in separazione. Naturalmente, se voi, voglio dire, sia voi che la vostra fiamma in questo caso dovete essere entrambi pronti a far aprire le porte, diciamo, ad aprire le porte a questa bella energia che proviene dai pleiadiani, perché sono loro, no, che vi mandano questa persona. Quindi se questa persona, vostra fiamma gemella, torna, no, da voi, con ogni probabilità, e se voi riuscite a gestire le cose con voi stessi in un certo modo, potete poi aiutarla anche a entrare in questa energia qui e quindi trovarsi bene con voi. Oppure se lei è già in questa energia, ecco, qui il dono che vi viene fatto è vi aiutano, no, a fare questo lavoro in modo tale che poi voi possiate ricongiungervi con lei. Per chi invece non è interessato a questo o così non ha scelto, no, per motivi suoi, diciamo, di anima, di non manifestare questa congiunzione a livello fisico, allora qui il dono dei pleiadiani per voi è un, secondo me, è un riequilibrio in voi delle due energie maschile e femminile, quindi yin e yang dentro di voi, il che è una cosa notevole, perché quando poi queste due energie degli opposti sono ben equilibrate in noi, allora tante cose cominciano a funzionare bene. Vediamo un po' qua, la stella della creatività, nuovi spunti creativi in arrivo, contatti importanti per sostenere e diffondere quello che vuoi realizzare creativamente, fidati delle tue capacità. Ecco, quindi la direzione verso cui vi si consiglia di andare è questa. Con ogni probabilità qua vi viene anche semplicemente comunicato che state già andando, per molti di voi state già andando in questa direzione, quindi se siete già delle persone creative o degli artisti che magari state attraversando un momento di stasi, no, perché appunto, no, dovete guarire magari da certe, abbandonare certe energie che non entrano in comunicazione corretta con questa delle Pleiadi, e quindi siete magari anche da un punto di vista creativo bloccati, ecco qua vi viene detto proprio fidati delle tue capacità, perché questo blocco non durerà sempre. Ecco, quando tu comincerai a prenderti del tempo per te, a eliminare, a guarire, diciamo, da tutto ciò da cui devi guarire, allora nuovi spunti creativi arriveranno alla tua consapevolezza e tu sarai in grado di creare cose molto belle di nuovo. Ecco, non solo, ma preparati, no? Come dire, preparati anche perché se tu vuoi che il tuo lavoro creativo arrivi a un certo livello di visibilità, probabilmente ti verrà concesso questo, perché
contatti importanti per sostenere e diffondere quello che vuoi realizzare creativamente. Può darsi anche che tu incontri delle persone, no? Ecco, che sono importanti poi per questa realizzazione, no? Del tuo desiderio di essere più visibile da un punto di vista creativo. E infatti poi qui consiglio e comunicazione, guardate che bella. Il mago è qualcuno che collega il cielo e la terra, cioè qualcuno che facendo affidamento, diciamo, sul proprio potere individuale, in questo caso no, proprio di anima luminosa, lui è in grado di cogliere i desideri, diciamo, che risiedono, come posso dire, nel cielo e concretizzarli a livello fisico usando tutti i mezzi necessari proprio per collegare questo cielo e terra, no? Fare proprio da tramite. Ecco, qui non solo, ma siccome l'arcano maggiore numero uno e nei tarocchi il numero uno indica sempre un nuovo inizio, qui vi viene anche detto che voi avete una grande capacità di creare nuovi inizi nella magia, capite? Cioè il consiglio è: credi, fidati di questa tua grande capacità di creare cose che magari ancora non ci sono sul piano fisico, ok? Ancora non sono visibili, perché è proprio qualcosa di nuovo. Ho idea che molti di voi siano veramente molto creativi e forse non lo sanno neanche quanto. Qui vi viene detto questo, secondo me: fidati di questa tua grande capacità e con ogni probabilità, proprio quando voi nel nuovo mondo di luce che volete creare, no, ritagliate ampi spazi per voi stessi, voi quando siete in questa condizione di riposo, di relax, di contatto con la vostra parte profonda, le idee creative arrivano, no? E magari arrivano anche mezzi per concretizzarla. Queste cose, no, bellissime che voi a cui arrivate, no, in queste condizioni qui. Questo invece è il messaggio specifico per voi. Allora, qui che cosa vi viene detto, secondo me? Tenendo presente che quella è l'energia di base, ok? Quella che è presente, cioè che arriva a voi adesso attraverso quello che vi ho letto prima, e l'energia del cristallo dell'ametista che c'è lì. Questo messaggio è chiaro che si inserisce all'interno di questo contesto qua. Quindi crescita dell'anima, studio, apprendimento superiore. Qui secondo me significa questo: loro vi dicono: tu hai delle grandi possibilità, puoi far crescere la tua anima in maniera veramente notevole, ok? Quindi ritagliati questo tempo per te stessa in modo che poi tutta la tua creatività possa arrivare, no, alla tua consapevolezza, e tu possa quindi sapere che cosa vuoi fare, va bene? Dopodiché però, siccome tu sei il mago, devi congiungere questa cosa con l'aspetto della vita fisica in cui ti trovi. Puoi fare questo sia contando su questa grande energia che hai tu, sia però agendo in modo pratico su te stesso, cioè laddove la situazione lo richiede, se per realizzare un qualche cosa che tu desideri è necessario uno studio approfondito di qualcosa, un apprendimento di tipo superiore, cioè che va oltre quello a cui sei stato abituato finora, apri le porte a questa cosa, perché noi l'appoggiamo, questo vi viene detto, ed può essere molto utile per te. Adesso l'apprendimento superiore dipende, voglio dire, se voi ad esempio non avete, che so, mai approfondito più di tanto l'aspetto esoterico, no? Di, che so, ad esempio della guarigione, no? E quindi rispetto a quello che avete adottato fino a questo momento, questo è un qualcosa di superiore, allora qui vi si consiglia di aprire le porte allo studio di questa di queste cose, no? Se invece magari siete già a un certo livello di risveglio, eccetera, allora l'apprendimento superiore può essere semplicemente anche questo, entrate in contatto con la profondità di voi stessi, è questo che vi viene detto. Noi qui dalle Pleiadi, no, in questa struttura creiamo le condizioni adatte affinché voi possiate arrivare a conoscere cose
che sono a un livello superiore rispetto a quello che voi dove vi trovate adesso, no? Ecco, quindi questa cosa farà crescere la vostra anima, perché voi riscoprirete magari cose antiche che avete dimenticato e che a voi sembrano nuove, attraverso messaggi magari da parte delle vostre guide, attraverso sincronicità, questo poi dipende. Quindi questo è quello che vi viene detto, sì, è una bella energia anche questa, sì. C'è molto di spirituale, proprio. Perché quando uno entra in contatto con se stesso e impara, perché questo guardate che importante, e impara a non dare la propria luce, a non cercare a tutti i costi di farla splendere in contesti che non funzionano, perché non sono pronti per riceverla, e allora e si volge altrove, va bene, e allora quello che può raggiungere è davvero notevole. Sì. Quindi, appunto, no, pensa in grande, questo vi dice quella carta lì. Idee ispirate, quando voi arrivate a trovarvi in queste condizioni, siete anche in grado di accogliere l'ispirazione. L'ispirazione vi viene da loro, no? Con ogni probabilità, in massima parte almeno, dagli abitanti delle Pleiadi. Ecco. Allora, adesso voltiamo qua e vediamo questo numerino qui, ecco. Worlds are created by love di Robert Hague Coxon. Bellissimo, bellissimo brano, stupendo, veramente bellissimo. Vi metterò il link poi, come vi ho annunciato in apertura, sotto al video, va bene? Ecco, quindi siamo arrivati, come vedete, alla fine della vostra bella lettura. Spero ci sia stata risonanza e che vi sarà molto utile. Intanto vi ringrazio per la vostra attenzione e partecipazione. Come sempre, vi do appuntamento alla prossima volta. Tanta luce per tutti voi. Grazie e a presto. Benvenuti, gruppo 2. Allora, queste sono le vostre carte, che sono già state mescolate, estratte, sono pronte per essere interpretate. Qui vedete queste carte con la stella, che sono quelle dei miei tarocchi. Questa carta qui invece proviene dal mio mazzo dei messaggi delle stelle. Questa è un'altra carta estratta dallo stesso mazzo di quella carta lì, che è quello dell'oracolo dei semistellari. E adesso vediamo. Poi, fra un momento, che posizione occupa, diciamo, in questa vostra lettura. La carta che avete scelto è stata già voltata ed è quella lì, ok? E quello è il cristallo abbinato, che è il cuore di Selenite. Allora, la carta girata dice questo: profonda guarigione cellulare, energia arturiana, guarigione fisica ed emozionale. Quindi il popolo stellare riservato a voi è quello degli Arturiani, ok? Allora, io adesso, prima di specificare le varie posizioni carta per carta, vi leggerò la traduzione dall'inglese del significato in pratica di quella carta lì, questa che avete scelto. Così proprio come è scritto in inglese nel libretto annesso al mazzo di carte. Ecco, concentratevi nell'ascolto. Questa cosa è molto importante perché al di là del significato della carta stessa, ecco, le parole sono un mezzo attraverso cui l'energia di questo popolo stellare si trasfonde in voi, va bene? Quindi potete anche chiudere gli occhi se volete. Ecco. Tra un momento poi parleremo anche del cristallo di Selenite. Allora, la carta dice questo: il tuo corpo sa come guarire. La guarigione è il tuo stato naturale. Le disarmonie fisiche ed emozionali possono essere il riflesso di un mondo che è fuori allineamento. Se questa carta ha trovato il modo di raggiungerti, significa che sei chiamato a focalizzarti sulla tua guarigione in modo pratico, sul fatto di dare priorità alla tua salute, di essere gentile nei confronti del tuo prezioso corpo, di dare a te stesso il radicamento e la cura di cui hai bisogno,
di mettere il tuo corpo al primo posto, di nutrire te stesso come faresti con un bimbo appena nato, di trattarti con attenzioni amorevoli. Può essere che tu sia chiamato a cambiare un po' le cose per quanto riguarda il tuo corpo oppure il tuo benessere emozionale, che tu sia chiamato a cercare l'aiuto di persone che possano supportarti durante sfide che potresti incontrare a livello emozionale. Gli Arturiani sono un gruppo galattico di esseri che sono diventati maestri nella guarigione profonda cellulare ed emotiva. Vogliono che tu sappia che puoi sentirti in forze e in salute, che le tue cellule possono tornare ad avere esuberanza e vitalità, che puoi trovare calma e contentezza, che puoi avere la serenità e un cuore pieno di pace. Ok? Ecco. Allora, questa bellissima energia, quella riservata a voi. Allora. Adesso passiamo a vedere invece le varie posizioni carta per carta. Quindi abbiamo questa, che è la prima che volteremo, vi indica quello che davvero volete, va bene? Cioè la cosa che desiderate realizzare in modo particolare nel nuovo mondo di luce che sta per arrivare, diciamo, nella vostra vita pratica, ok? Come potete fare per ottenerlo? Che cosa dovete evitare? Questo invece vi indica il dono, del popolo delle stelle, quindi degli Arturiani per voi, la direzione verso cui state andando, verso cui vi si consiglia di andare. Questa carta è un consiglio, comunicazione da parte delle vostre guide e invece questo è proprio un messaggio specifico degli Arturiani per voi. Va bene? Adesso voltiamo le carte, vediamo cosa abbiamo qua. Oh, la torre, ragazzi, questo volete. Siete proprio coraggiosi, eh? Eh sì, e d'altra parte va bene. Adesso voltiamole, poi arriviamo a commentarle. Ecco, eh sì, 5 di coppe. Che cosa vi aiuta? Ad arrivare lì al momento della torre, eh sì, 5 di coppe. Cosa dovreste evitare? Ah sì, certo, 6 di spade, è coerente, indubbiamente. Il dono degli Arturiani per voi, vediamo. Oh, che bello, la ruota della fortuna, bellissimo. Poi qui abbiamo la stella del silenzio. Sì, la direzione verso cui dovete andare. Consiglio comunicazione da parte delle vostre guide. Fante di denari. Sì. Qui vediamo. Non sei per chiunque. Eh sì. Allora, questo numerino qua, che vedete qua, fra l'altro, che è quello che contrassegna il vostro gruppo, a fine lettura io lo volterò e sul retro c'è scritto il titolo del brano musicale che io ho intuitivamente abbinato alla vostra lettura, di cui vi metterò il link sotto al video. Allora, cominciamo. Quello che voi volete, nel vostro nuovo mondo di luce, che vi sia permesso, di abbattere tutti i muri, tutti gli ostacoli, tutto ciò che vi comprime e che non vi fa crescere come in realtà voi desiderate, l'abbandono di tutte le zone comfort, va bene? Quindi questa è una carta che se uno resta centrato nella mente inferiore, diciamo, può creare un certo scompiglio, una certa apprensione, però è quanto di più utile ci può essere, perché noi quando è chiaro che quello che crolla non siamo noi, ok? Sono i muri della prigione dentro cui ci siamo messi. Ecco, quindi una volta che questi muri crollano, noi possiamo in tutta la nostra forza, in tutta la nostra grandezza, possiamo emergere. E questo è qualcosa che voi volete nel vostro nuovo mondo, cioè probabilmente per molti di voi questo è un qualcosa che voi volete realizzare molto
molto presto. È qualcosa che proprio non sopportate più voi, vi sentite troppo costretti. Alcuni di voi non sanno esattamente come fare, adesso chiariremo. Altri vogliono invece, preferirebbero che accadesse qualcosa, no? Che butta giù queste mura qua. Però questa è una cosa che desiderate, sì. Come potete raggiungerla? Guardate qua. Il 5 di coppe è una carta che parla di, guardate quest'uomo qua, vedete? Di rimpianto, va bene? Dolore dato dal rimpianto, o se avessi fatto questo, se avessi detto quell'altra cosa, se non avessi fatto quello che ho fatto, eccetera, eccetera, no? Ecco, il sentirsi in colpa, il sentirsi non meritevoli della gioia, ecco. Tutto questo stato di cose, ok? È un qualcosa, diciamo, che fa parte dei muri che devono crollare. Qui quello che vi viene consigliato è questo: tuffati dentro questa sensazione, perché fino ad ora, con ogni probabilità, voi siete stati dominati da questa energia, va bene? Cioè, questa sensazione così oscura, come posso dire, no? Arrivava dentro di voi e voi la subivate. Invece qua vi viene detto, tuffati dentro questa condizione esageratamente spiacevole, diciamo, ma come posso dire, usandola come uno strumento, va bene, per arrivare al limite estremo, in conseguenza del quale tu a un bel momento dici: va bene, adesso basta, la smettiamo qua e buonanotte, ok? Cioè, non infatti, poi qui che cosa vi viene detto? Che cosa dovete evitare? Il 6 di spade è una carta che parla di qualcuno, vedete, che si allontana da tutte le situazioni spiacevoli, da gente che non fa più per lui, da luoghi e eventi, situazioni che non rappresentano più lui e l'energia verso cui vuole andare. Questa è una carta molto positiva, però in questa posizione mi dice questo, cioè non evitate le situazioni spiacevoli, i momenti bui, i momenti di disagio, di sofferenza. Tuffatevi in questi momenti invece e usateli voi da angelo, va bene? Cioè da essere luminoso, usateli per, come strumento per abbattere i muri che ancora vi trattengono dal fare quello che volete, perché questo è quello che voi volete. Voi come anima luminosa volete questo, cioè volete essere in grado di abbandonare sempre tutto quello che vi frena nel vostro processo di crescita interiore. Eh sì, al momento perlomeno gli arturiani vi suggeriscono questo, cioè il tuo dolore non evitarlo. Perché? Perché vi dicono questo? Perché con ogni probabilità voi non è che lo evitate, capite? Perché siete convinti magari che in realtà sia una cosa che non è reale, va bene, che è un'illusione. No, voi lo evitate con ogni probabilità perché temete il confronto, temete, non volete stare così male, e questo è assolutamente logico, normale, va benissimo. Quello che non va bene invece è fuggire, capite? Cioè se voi vi allontanate perché siete consapevoli e sentite dentro di voi che sono tutte sciocchezze queste, allora va bene. Ma se vi allontanate da queste condizioni perché temete il confronto, allora non va bene più. Allora piuttosto calatevi dentro fino al limite estremo e poi lasciate che questa energia qui, che non è la vostra perché voi siete luminosi, ok, vi dicono gli arturiani, lasciate che questa energia qua produca questo crollo. Ecco, sì. Qui più che il mondo di luce che volete creare, in questo, almeno in questa lettura vostra particolare, io ho l'impressione che sia, ci si riferisca qui in modo particolare a un momento molto vicino nel tempo, capite? Cioè non nel mondo di luce più avanti, che magari, ecco, dove tutto poi va bene, no, è proprio come dire, il passo ulteriore che dovete fare, quello più vicino nel tempo, ecco, fate questa cosa qua, va bene? Questo vi aiuta anche a fare cosa? Ad accettare il dono degli arturiani, cioè
cioè la ruota della fortuna che gira in vostro favore. Guardate che bella questa carta qua. Quanta positività, quanta gioia c'è in questo vortice luminoso. Quindi qui vi viene detto questo, secondo me, sia che il dono che vi fanno è proprio quello di far girare questa ruota della fortuna, per cui tutte le cose che adesso in qualche modo voi desiderate magari e che non arrivano, arriveranno perché probabilmente voi avete questo blocco qui che non riuscite ad affrontare. Se voi fate questo lavoro, loro vi mandano questa energia qua di sblocco di questa situazione, no? E quindi la ruota comincia a girare verso la direzione giusta per voi, no? Questo indica proprio un cambio di direzione, non tanto di percorso quanto proprio di direzione, magari anche all'interno di uno stesso percorso, ma un cambio di direzione vero e proprio. Una è questa, un'altra può essere semplicemente che il dono consiste nell'aiutarvi ad accettare tutte le cose, a vedere magari anche tutte le cose belle che vi attendono, in modo tale da mettervi nella condizione di produrre magari anche voi, insieme a loro che vi appoggiano, questo cambio di direzione nella vostra vita. Al momento che cosa vi si consiglia? È il contatto con voi stessi, la stella del silenzio, questa è la direzione. In questo momento hai bisogno di ritirarti dai rumori del mondo e di riconnetterti alla tua luce. Nel silenzio del tuo cuore importanti segreti ti verranno rivelati. Ok? Quindi entrate in contatto con voi stessi. Qui vi viene detto questo. Non date troppo spazio proprio ai rumori del mondo, a cose che vi distraggono, ecco, dall'entrare nella profondità di voi stessi. Invece prendetevi del tempo anche per stare in silenzio, perché nel silenzio probabilmente accade anche questo, capite? Venite anche più facilmente in contatto con questa energia, ma se voi la gestite in modo angelico, ok? Cioè luminoso, affidandovi all'energia che qui vi viene offerta, voi riuscite ad usarla come strumento per arrivare lì e buttare giù quei muri e quindi crescere e guarire, capite? Guarire nel corpo, guarire nella mente, nello spirito, nelle emozioni. Eh sì. E infatti qua che cosa vi viene detto, eh? Fante di denari. Allora, il consiglio è questo, secondo me. Le vostre guide vi dicono non ha importanza se tu al momento non riesci a fare grandi passi, anche se i passi che fai sono piccoli, è importante che tu li faccia, cioè comincia a muoverti in maniera concreta verso quello che veramente può farti bene, sia in questo senso qui, sia abbracciando, diciamo, tutto quello che può essere anche connesso a quel cambio di direzione. Quindi qualunque cosa tu senti nel tuo cuore di voler concretizzare, muoviti e fallo, non aspettare che le cose cambino da solo, perché le puoi fare. Proprio questo muoverti anche a piccoli passi, concretizzando le cose, poi ti darà più fiducia, quindi alla fine tu sarai in grado magari di vedere veramente la direzione nuova verso cui andare che adesso non vedi, ok? Allora, questo adesso che cosa vi viene detto qua? Non sei per chiunque, abbraccia il tuo essere così particolare, face your true north, così significa confronta, cioè vai verso il tuo vero nord, cioè segui, qui vi viene detto, segui la tua stella, la tua vera stella, quello che veramente vuoi fare. Questo è proprio un messaggio. Perché? Perché quando noi ci ammaliamo, quando non stiamo bene, quando abbiamo difficoltà a gestire le nostre emozioni, eccetera, è perché non stiamo facendo quello che veramente vogliamo fare. Magari ci pieghiamo, no? Per paura, per non sentire certi pungoli, no? Che poi li sentiamo lo stesso, perché non è che se ne scompaiono solo se noi chiudiamo gli occhi, no? E in questo caso particolare. E quindi il cercare, quando tu sei grande, voglio dire, e cerchi di adattarti a qualcosa che è molto più piccolo di te, e cosa volete che succeda? Vi sentite in prigione, no? E quindi le mura stringono fin quando vi soffocano, no? Ecco, quindi qui questo vi viene detto, comincia a renderti conto che tu sei molto più grande di quello che tanti altri possono, l'immagine che tanti altri ti rimandano di te stesso, che poi
è uno specchio, no? Gli altri sono specchi nostri, per cui è chiaro che se noi ci vediamo piccoli, per dire, piccoli e fragili, incontriamo persone che sottolineano questo nostro aspetto, no? Ma tu ti senti così perché non stai dando la giusta espressione alla tua grandezza. Tu sei uno particolare, non sei uno come tanti altri. E non devi cercare di adattarti agli altri, non solo, ma anche il metro, diciamo, con cui tu giudichi te stesso. E non può essere lo stesso con cui gli altri si giudicano, perché tu sei diverso e tu è ora che accetti proprio il tuo essere diverso. E adesso, parlando di quel cristallo lì che non abbiamo ancora menzionato, a parte la forma e il cuore, no? È evidente. Ecco, ma la selenite come pietra, è una pietra legata proprio alle emozioni, ai sentimenti, all'energia yin, quindi femminile, no? Aiuta nei pericoli, scusate, nei periodi di cambiamento e la sua energia infonde, tende almeno a infondere pace, serenità, mette in contatto con i regni angelici e con i propri spiriti guida, aiuta anche a eliminare appunto gli ostacoli che impediscono al flusso energetico di scorrere nel corpo, riesce a incanalare l'energia ad alta frequenza e a, diciamo, innestarla nelle parti del corpo che ne hanno più bisogno. È utile anche per eliminare le energie negative e regola, la stabilità contro gli sbalzi di umore, capite? Quindi, anche qui, cioè, se avete un, non dico proprio un cuore, ma comunque magari anche dei burattati di selenite, portateli anche addosso. Ora, sicuramente questo aiuta, perché per amor del cielo, lo sappiamo tutti che i cristalli sono doni magnifici, però è chiaro che poi ci vuole anche da parte nostra l'impegno, no? Perché se noi mettiamo un cristallo come quello in tasca, però poi siamo fissi, no? Sul fatto di no, no, non voglio affrontare questa cosa perché sennò chissà cosa succede. Allora non è che abbiamo fatto più di tanto, ok? Ecco. Naturalmente questi sono consigli, ok? L'energia arturiana che vi viene data qua è questa, cioè loro vi dicono, noi ti sosteniamo in questo tuo lavoro di confronto con la tua zona oscura e sappi che col nostro appoggio, se tu segui questi consigli, tu arrivi qua ad abbattere, diciamo, queste mura qua e ti liberi. E quando sei libero, tu abbracci la tua vera stella, il tuo essere così speciale, non lo temi più, non cerchi più di nasconderlo e allora starai bene per forza, perché poi quello che tu. Lo spazio, diciamo, che dai tu a te stesso, è al livello giusto. Adesso non è al livello giusto, per questo che non stai bene. Ecco, questo è quello che vi viene detto qua, secondo me. Sì. Bene, direi che anche con voi siamo arrivati alla fine della vostra bella lettura. Io però adesso vi dico anche questo, perché lo stavo tralasciando. Allora, il brano musicale abbinato a questa lettura è The Light di Robert Hagg Coxon. Come ho detto in apertura, metterò il link sotto, nello spazio sotto a questo video. È un brano bellissimo, veramente molto curativo, proprio da un punto di vista anche emozionale. Rilassa tantissimo, è bellissimo. Quindi vi invito, va bene, vi invito ad ascoltarlo. È chiaro che poi se non vi piace, per carità, nessuno vi obbliga a fare niente. Questi sono soltanto suggerimenti che io posso darvi. Ecco, come stavo dicendo, spero che ci sia stata risonanza e che vi sarà utile. Come vedete, siamo arrivati alla fine e quindi ringraziandovi, come faccio sempre, per la vostra partecipazione, ecco, vi do appuntamento alla prossima volta. Un caro abbraccio per ciascuno di voi. Grazie e a presto. Benvenuti gruppo 3. Dunque, queste sono le vostre carte che sono già state mescolate, estratte e quindi sono pronte per essere interpretate. Lì avete la carta che avete scelto, che è stata già voltata, e quello è il cristallo abbinato, che è una parte, diciamo, una porzione di acqua marina. Allora, la carta che è stata girata, dice questo: jump in significa salta dentro, energia di Andromeda, avventura, dire sì al cambiamento. Ok? Quindi, il popolo stellare, che
così vi viene incontro in questa lettura è quello di Andromeda, va bene? Ecco, ora prima di procedere a vedere le varie posizioni, quindi poi alla lettura, dico questo, vi leggo la traduzione in italiano dall'inglese del significato di quella carta lì, così come viene scritta, come è stata scritta nel libretto guida che è annesso a quel mazzo di carte lì. Ecco, concentratevi nell'ascolto, questa cosa è importante perché al di là del significato della carta, le parole stesse sono un mezzo attraverso cui l'energia di questo popolo stellare si trasfonde in voi, va bene? Quindi potete anche, se volete, chiudere gli occhi e ascoltate, cercando proprio di far entrare in voi questa energia qua. Allora, Andromeda è una galassia a spirale, la galassia più vicina alla Via Lattea. Si crede che i semi stellari di Andromeda siano un gruppo di esseri che amano la loro libertà. Molto versatili, hanno una volontà forte e l'abilità di cambiare e seguire la corrente, di trovare la calma nel caos, di nuotare con le maree. Questa carta ti incoraggia a fare la stessa cosa. Hai forse una meta importante o un'opportunità che è davanti a te? Se è così, sei guidato a saltarci dentro. Non aspettare permessi, non restare fermo finché ti senti pronto. Prendi un bel respiro profondo, una bella rincorsa e buttati. La vita si inchina ai coraggiosi e coraggioso è ciò che sei chiamato ad essere. Stai già seguendo la giusta direzione, l'unica cosa che ti resta da fare è saltare. I dettagli ti si chiariranno via via che camminerai. Le cose possono non andare sempre lisce mentre si naviga, la vita sulla Terra raramente lo permette. Tuttavia, sono i mari più agitati che ci insegnano a navigare con successo e una volta che sappiamo farlo, possiamo affrontare qualunque mare, qualunque oceano e qualunque tempesta. Gli abitanti di Andromeda vogliono che tu ti innamori dell'arte di cavalcare le onde della vita, di cercare più avventura, di abbracciare la tua versatilità e di trovare un modo per restare calmo nel caos. Non sei venuto sulla terra per essere passivo, sei venuto sulla terra per vivere davvero. Adesso prendi una bella rincorsa e salta. Ecco. Quindi è un'energia che spinge proprio a buttarsi nelle cose, eh? Il cristallo abbinato, l'acqua marina, è una pietra che elimina la confusione e aiuta a definire le questioni risolte. E è anche, diciamo, una pietra che aiuta a stabilire dove si trova la verità, vale a dire, distinguere, no, quello che conta da quello che invece è solo fumo negli occhi. Ecco, e non solo, ma in tempi antichi è stata anche una pietra che veniva usata spesso dai naviganti proprio perché si credeva proprio che proteggesse nei viaggi per mare, ecco. Quindi anche qui il colore abbinato, come vedete, è l'azzurro e il blu. Allora, adesso procediamo a vedere le varie posizioni, carta per carta, come facciamo sempre. Quindi abbiamo qui la prima carta che verrà voltata vi indica quello che davvero volete raggiungere, okay? Nel vostro nuovo mondo di luce. In modo particolare la meta più vicina nel tempo, questo è quello che vi viene detto qua. Qui vi viene suggerito come potete ottenerlo, quello che dovete evitare. Poi quella carta lì vi mostra invece il dono del popolo di Andromeda per voi. La direzione verso cui state andando oppure verso cui vi si consiglia di andare, consiglio comunicazione da parte delle vostre guide e poi questo è un messaggio specifico proprio del popolo di Andromeda per voi, ok? Oltre a chiaramente si inserisce, no, nel contesto dell'energia che è espressa da quella carta lì. Questo numerino qui che indica la vostra lettura, alla fine lo gireremo e vi dirò il brano musicale che
intuitivamente ho scelto per abbinarlo a questa lettura qua e di cui vi riporterò il link nello spazio sotto a questo video. Ok, quindi cominciamo a voltare le carte, vediamo cosa abbiamo qua. Che cosa volete veramente? 9 di coppe, guardate un po', Parla da sola sta carta, Come potete muovervi per raggiungerla? Le stelle. Arcano maggiore numero 17. Nei mazzi classici questa carta è singolare, la stella. Io invece l'ho resa plurale. Allora, quello che dovete evitare. Regina di bastoni. Sì. Il dono del popolo di Andromeda. Per voi, vediamo. Oh, 9 di bastoni. Sì, ok. La direzione verso cui vi si consiglia di andare è la stella della pace. Siete un po' cultuosi, ho idea. Qui abbiamo invece il cavaliere di coppe, consiglio, sì, è un consiglio questo, sì, indubbiamente, per voi da parte delle vostre guide. Adesso vediamo qui, da parte del popolo di Andromeda, le terre perdute. Sì. Allora, quello che volete. Allora, il 9 di coppe nei mazzi classici indica un... Come dire, festeggiamenti, no? Quando noi facciamo qualcosa che ci appassiona veramente, che amiamo moltissimo, la portiamo agli occhi di tutti, diciamo, e ne ricaviamo non solo riconoscimenti, ma proprio festeggiamenti, cioè troviamo persone che ci festeggiano per quello che diamo, ok? Ecco, quindi la gioia, diciamo, del condividere, secondo me, qua, quello che veramente amate con persone che sono come voi. Al momento non è proprio così, Non riuscite a fare questa cosa qua. Non riuscite, diciamo, non si è ancora manifestata, Perché? Perché voi non fate quello che dovreste fare. Qui, in questo caso qua, la stella o le stelle indica il raggiungimento di, è una carta molto positiva, questo arcano maggiore qua, indica sogni realizzati, ok? Desideri che si concretizzano e anche può indicare anche qualcuno o qualcosa che indica il cammino giusto da percorrere, no? A livello di crescita spirituale. Sì, anche questo può essere espresso qui, cioè cominciate a rendervi conto che voi siete una stella che splende fra tante altre stelle, che siete piuttosto qualcuno che magari indica il sentiero ad altri invece che uno che segue gli altri. Questo è positivo, però dovete anche rendervi conto che se avete dei sogni, voglio dire, che volete conquistare, per voi quello che conta qui è, perché poi possiate, no, arrivare ad avere questa energia qua, è che vi rendiate conto che dovete, far brillare la vostra luce in un contesto in cui ci sono altri che la possono comprendere, che la possono condividere. Come però, attenzione, perché ho idea che voi siate, parecchi di voi, sono tipi molto decisi e questo è positivo, ma siete anche un po' testardi forse. La regina di bastoni è una donna che sa benissimo quello che vuole, è indipendente, è forte, molto forte, molto decisa, lei mette i paletti, definisce, diciamo, le regole del suo regno, se uno vuole entrare si deve adeguare, altrimenti fuori. È una che è molto indipendente anche, non ha bisogno di nessuno, questo è molto positivo, ma quando poi viene portato, no, alla esagerazione, allora positivo nulla è più, perché voi avete
la tendenza quantomeno a essere questa regina di bastoni, a comportarvi come questa regina di bastoni, e quindi qui a livello di esagerazione significa essere anche inflessibili, laddove invece vi viene richiesta flessibilità. Ok? Cioè, quando voi avete, ad esempio, una un'idea su un qualcuno, su qualcosa, ecco, tendete a difenderla con troppa aggressività, mentre invece dovreste essere più aperti a una certa flessibilità. Quindi essere decisi, sì, mettere certe regole, sì, però essere anche disposti a cambiare questa, cambiare idea, laddove, vedete che quello che state perseguendo non vi aiuta ad arrivare qui, capite? Ecco. Quindi probabilmente guardate che sotto questa vostra intransigenza, e questa mancanza di flessibilità c'è probabilmente il timore, va bene, che non è vostro ovviamente perché voi siete angeli, non temete nulla, ok? Però c'è, diciamo, nel vostro, come posso dire, corredo animico, no? Di anima che si è incarnata più volte, più e più volte sul piano fisico, questo timore di raggiungere, di splendere come una stella alla fine, eh? Ecco, questo è. Quindi cosa succede? Che vi intestardite spesso su posizioni che andrebbero abbandonate proprio per favorire questo discorso qua. E quindi alla fine no, vi ritrovate con niente in mano, evidente. Il vostro perché anche fate così? Perché in questa vostra intransigenza si nasconde, secondo me, anche un certo potere che voi date alla mente inferiore, che è quella che ha la smania di controllare sempre tutto. Va bene? Quindi, se voi decidete una cosa, siete, come posso dire, stabilite, no? Confini, stabilite regole, stabilite tutto, ok? E dite no, io voglio fare così perché questo secondo me è la cosa giusta, voi, la mente vostra, diciamo, no? Si sente al sicuro perché dice io qui posso controllare tutto se le cose vanno come dico io. Se invece poi mi apro, no, una certa flessibilità, allora non ho più il controllo assoluto. E quindi questo cosa nasconde? La paura che ci possa essere un qualcosa che si mette in mezzo e che voi non potete gestire. Allora, gli abitanti di Andromeda cosa fanno? Costruiscono questa fortezza per voi, ok? O per meglio dire, è come se loro vi dicessero: guarda che noi siamo qui con te, ti proteggiamo. Il 9 di bastoni è qui, guardate questa carta qua, vedete che c'è questa fortezza, però guardate, non è buia, capite? Cioè si sente, si avverte la possenza, come posso dire, no? Proprio la durezza delle mura, capite? Ecco, no? Per cui uno che è qua dentro è al sicuro perché non c'è niente che può abbattere queste mura, però attorno, vedete, c'è il sole, ci sono gli uccelli che volano, quindi simbolo di libertà, eh? Quindi appunto no, ecco, come avevamo detto prima. Ecco, quindi come dire, segui il tuo cuore, adesso ci arriviamo lì, senza problemi, senza farti problemi, senza paura, perché tu sei e sarai sempre al sicuro. Noi ti proteggiamo, ti diamo questa la fortezza di cui tu senti il bisogno, perché è probabilmente per questo che tu non riesci ad abbandonare certe posizioni qua estreme, ok? Quindi non ti preoccupare perché noi ti diamo, ti facciamo anche avvertire questo senso di protezione, ok? Quindi tu sei sempre protetta, puoi fare qualunque cosa tu decidi, sei protetta e puoi andare avanti senza problemi. È questo che dicevo prima, no? Come ho girato questa carta, ho detto. Mi sa che siete un pochino in conflitto anche, perché ci sono, siete in lotta voi, voi dovete avere sempre qualcosa per cui lottare, altrimenti non siete contenti, no? Ecco, allora la stella della pace, fai pace con te stesso e con tutte le parti in lotta dentro di te, sia il tuo cuore un lago tranquillo, un'isola di pace in cui rifugiarti in attesa di comprendere come desideri procedere, ok? Cioè, invece di dire no, no, questo no, perché non è. Non si adatta a quello che io ho avuto in mente, che penso che debba essere giusto, e mettete paletti, non vi piegate. Ecco, qui vi si consiglia proprio questo: smetti di continuare a essere in questo stato di lotta perenne con te stessa, perché c'è una parte di voi che invece vuole arrivare qua.
E quindi quella parte lì preme poi, no? Perché voi facciate un certo percorso. Poi si inserisce questa qui che invece dice no, non voglio, eccetera, eccetera. E voi la conseguenza qual è? Che siete in lotta, no? Non siete tranquilli. Allora, qui si consiglia invece di abbandonare l'eccesso, capite? Non questa energia, ma l'eccesso di questa energia e aprire invece un po' più le porte a questa bellissima energia qua, in modo tale che arrivate alla stella della pace, eh? Cioè essere appunto, no? Avere il cuore tranquillo, perché quando voi da un punto di vista emozionale siete sereni, potete anche valutare meglio le cose. E invece quando vi ponete in questo... Quando vi intestardite, capite, in questa posizione, la parte opposta che invece spinge perché voi possiate arrivare qua e si attiva e quindi voi non siete tranquilli. E invece le vostre guide vi suggeriscono questo: apri le porte a questa bella energia. Il cavaliere di coppe è qualcuno che ha una grande umanità ed è molto... Così, si porta molto velocemente verso gli altri, offrendo la sua ricchezza emotiva, la sua ricchezza di sentimenti. Non ha paura delle proprie emozioni, non ha paura di donarle e di donarsi agli altri. Quindi, non è che qua vi venga detto necessariamente, no, apri queste porte qui, donati a tutti quanti in modo indiscriminato. No, fai pure le tue scelte, però non permettere, cioè, che questa energia qui che nasconde la paura della mente di perdere il controllo abbia la meglio invece sulla tua ricchezza interiore che è grande, perché quando tu non hai paura delle tue emozioni e ti senti al sicuro, allora puoi fare veramente grandi cose. Ok? Qui che cosa vi viene detto? Il messaggio che vi mandano proprio loro, il popolo di Andromeda. Allora, terre perdute, ricordi e doni dell'anima. Hai già fatto questo prima. Allora, secondo me, molti di voi qui, se sì, molti di voi qui, sono anime antiche. Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche laddove voi vi trovate, appunto, no, a dover saltare dentro qualcosa di nuovo, a dover dire sì al cambiamento, anche quando magari no, si presenta in una veste che non è quella che voi vi aspettate, che non è quella per cui magari voi no, avete lavorato, vi siete impegnate e quindi vi sentite spaventati, ecco, loro vi dicono: guarda che tu con ogni probabilità questa cosa è nuova adesso per gli occhi che tu hai ora, però a livello di anima è un qualcosa che tu hai già fatto, quindi anche se è qualcosa di nuovo, non temere di saltare dentro questa avventura, diciamo, perché una volta che tu hai messo i piedi dentro, poi sai come muoverti, perché è qualcosa che hai fatto già. Ecco, sì, direi che è proprio questo che mi viene detto qua. Sì, c'è questa... Allora, voi avete questo aspetto qua, che dovete assolutamente sistemare perché sennò non va bene, però avete anche un grande desiderio di buttarvi in qualcosa di nuovo, no? Di partire all'avventura, di salpare, no? Di togliere l'ancora e muovervi verso il largo, perché sapete, capite? Sapete che poi dove arrivate, ok, le spiagge verso cui approdate, poi vi danno questo. E questo fa parte di questo, è un vostro desiderio quello lì, capite? E quindi, e qui è come se vi dicessero, tu per arrivare a questo che desideri tanto, devi metterti in mente di accettare questo come un tuo sogno e di muoverti di conseguenza, quindi essere flessibile laddove la situazione lo richiede e renderti conto che, ad esempio, no, se questa è un qualcosa che puoi conseguire soltanto se brilli, va bene, in un contesto dove ci sono altri che sono come te, è ovvio che se tu ti intestardisci invece a far brillare la tua luce in contesti in cui gli altri non possono neanche vederti, è ovvio che poi le cose non vanno come tu desideri. Allora sii più flessibile e dai spazio a questo e apri il tuo cuore, perché tu non hai per niente paura dei tuoi sentimenti, è qualcosa che hai fatto benissimo prima, no? Sei in grado di muoverti anche in questo contesto qui. Quindi quando tu dai spazio a questo, questo si indebolisce. Perché? Perché si indebolisce la paura che sta sotto a questa reazione vostra, capite? Perché vi sentite più sicuri dal punto di vista emotivo proprio, ecco. E quindi raggiungete la pace e siete tranquilli. Ecco, sì, direi che è questo che vi viene detto qua. Bene,
Adesso voltiamo questo qui e vediamo, ecco, il brano che ho scelto è Fantasia dei Secret Garden, è un brano bellissimo, secondo me, molto gioioso, molto brioso, e credo che vi possa proprio aiutare perché trasmette proprio l'idea di qualcuno che si butta dentro qualcosa, ecco, e che comincia a muoversi proprio in fretta, è molto energico, anche come brano, non so se lo conoscete. Bene, dunque siamo arrivati quindi anche con voi alla fine della vostra bella lettura, spero che ci sia stata risonanza e che vi sarà d'aiuto. Vi ringrazio della vostra attenzione e partecipazione e vi do come sempre appuntamento ad un prossimo video. Tanta luce per tutti voi, grazie e a presto.